Con i suoi 22 metri e mezzo d'altezza sovrasta ogni casa, ogni palazzo. La stella, altissima, è così visibile anche dall'angolo più recondito di Terlizzi. In questo modo la cerimonia diventa esclusiva da qualunque punto la si guardi. È questa la singolare benedizione che la Madonna di Sovereto, patrona della città, impartisce ai suoi abitanti. La sua icona viene condotta per tutte le vie cittadine su questo maestoso carro trionfale, unico nel suo genere in Puglia, circondata dalla allegria di 150 bambini, 1000 quintali di peso e un'eredità di fede e tradizione che si tramanda da secoli. Il colpo d'occhio è impressionante, a trainarlo la forza delle braccia di 50 fedeli volontari guidati da 4 timonieri e circondati da 2 ali di folla commossa e partecipe. È un momento davvero importante, lo è per tutte le città, lo è per tutti i paesi. La festa patronale rappresenta davvero un momento in cui la città si ritrova, e forse è l'unico momento in cui tutta la città effettivamente si ritrova e riscopre la sua identità. Diverse le autorità civili e religiose che hanno scortato la protettrice di Terlizzi. La sfilata si inserisce nell'ambito della festa maggiore e conclude le celebrazioni proprio con il passaggio del carro, considerato da tutti per una sera il padrone della città.